Buongiorno amici e amiche, buon sabato 25 maggio 2024. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetti 13-16. Presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, ponendo le mani su di loro. Prima del commento al Vangelo, voglio ringraziarvi per l'attenzione che ci state dando e informarvi che siete in molti a seguirci, ma pochi a sostenerci. Ci sono diversi modi per farlo. Donaci il tuo 5 per 1000. Nella descrizione di questo video ci sono tutte le coordinate. E iscriviti e fai iscrivere al canale YouTube. E infine, inoltra questo audio a chi senti che possa fargli del bene. Contiamo sul tuo aiuto. Il brano di oggi ci ricorda due cose: la sacralità dei bambini e il potere benedicente che abbiamo. Anzitutto la sacralità dei bambini per Gesù. Il Signore infatti ama i piccoli perché attraverso la loro ingenuità e assenza di sovrastrutture e pregiudizi hanno ancora uno sguardo e un cuore puro, capaci di poter vedere Dio. Perché diciamo capaci di poter vedere Dio e non in grado di vedere Dio? La risposta è nell'educazione che viene data loro. Molti genitori, infatti, benché si dicano cristiani, nonostante le promesse del matrimonio cristiano e nonostante gli impegni presi nel battesimo dei figli, spesso vengono meno al dovere dell'educazione cristiana. Questo si verifica quando si antepongono altri impegni del mondo, sport, hobby, eccetera, alla messa, all'iniziazione cristiana, ossia al catechismo. Oggi è difficile educare alla fede. È ancora più difficile trovare giovani sensibili alla fede cristiana. Molti malcontenti che emergono dai testi delle canzoni, dal modo di vestire e di parlare, sono conseguenza della carenza spirituale. Nel più delle volte c'è una superficialità diffusa nell'ambito dell'educazione della fede che sempre più spesso è messa all'ultimo posto nella formazione umana. La colpa non è sempre degli scandali della Chiesa. Infine, Gesù ci ricorda quanto basterebbe che ogni genitore, in virtù dello Spirito Santo ricevuto con i sacramenti, ogni giorno benedicesse i figli con un segno di croce in fronte e con un bacio. I piccoli gesti parlano molto più di 1000 parole. E tu a cosa dai priorità nella tua vita? Ogni giorno compi un piccolo gesto di fede? Lo hai mai insegnato a qualcuno? Buona giornata a tutti e buon weekend!